lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro, la 22enne di Belpasso che viaggiava a bordo della BMW, rimasta coinvolta nella notte tra sabato e domenica in un incidente autonomo sull'autostrada Catania-Messina. Le condizioni sono critiche perché a seguito dell'incidente d'auto ha riportato un trauma cranico con lacerazioni nella zona frontoparietale, un trauma toracico importante e severo e la frattura scomposta della scapola, credo, di sinistra. All'addome, per fortuna, pare che non ci siano lesioni che possono compromettere le funzioni vitali, però chiaramente è sedata, sotto controllo, sotto monitoraggio ed è in respiro servoassistito mediante un ventilatore. Rischia dunque di aggravarsi ulteriormente il bilancio già tragico. È morto sul colpo Lorenzo Tonsuso, il 26enne catanese che era alla guida dell'auto sulla quale, oltre alla 22enne ricoverata al Cannizzaro, viaggiavano altri due ragazzi, un 27enne e una 22enne catanesi, che hanno riportato diversi traumi e sono stati trasportati all'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Giardini Naxos, tre ambulanze del 118 e una squadra dei vigili del fuoco. Secondo la prima ricostruzione della Polstrada di Giardini Naxos, la BMW che procedeva a velocità sostenuta in direzione Messina, tra gli svincoli di Acireale e Giarre all'altezza di Santa Venerina, ha prima sbandato per oltre 100 metri, complice la cenere vulcanica riversatasi proprio quella sera nella zona, e dopo aver divelto il guardrail si è fermata nella corsia opposta, dove per fortuna in quel momento non sopraggiungevano altre vetture. Il giovane alla guida e la 22enne di Belpasso sono stati sbalzati fuori dalla macchina nel terrapieno esterno alla carreggiata, mentre gli altri due sono rimasti intrappolati all'interno della vettura. Pochi dubbi il giorno dopo sembrano restare sulla dinamica dell'incidente: l'alta velocità, forse la distrazione, aggravate dalla sabbia vulcanica che ha ridotto l'aderenza dell'auto al manto stradale, hanno fatto sì che una serata di svago e di divertimento finisse in tragedia.